Ciao a tutti, spero siate in forma. Oggi ci incontriamo per un nuovo video per parlare della settima arte, o quasi. Il tempo delle vacanze è arrivato e alcune sere vorremmo incontrarci intorno a un bel film. Sì, eccolo qui. In campeggio non è sempre facile trovare uno schermo disponibile per guardare Netflix. Ecco perché oggi ti parlerò dei 6 migliori mini proiettori da portare con te ovunque. Più piccoli e spesso di grande qualità, questi ti permetteranno di guardare la TV ovunque. Prima però di descriverli, ti ricordo di trovare i link in descrizione e di non esitare a iscriverti al mio canale per trovare tutti quanti i miei video. Ricordati inoltre di cliccare sulla campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle prossime pubblicazioni. Forza, andiamo! Scopriamo insieme i 6 migliori mini videoproiettori del momento. Joyesis. Sebbene il nome del dispositivo sia degno di quello di un mobile IKEA, questo piccolo dispositivo è abbastanza pratico. Con una luminosità di 2400 lumen, non guardiamo necessariamente indietro alla sua qualità video. Tuttavia, è più che sufficiente per riprodurre file 4K in modo molto corretto. Il Joyesis è dotato di una lampada con una durata di vita di 80.000 ore e connessioni più che adeguate con due porte USB e una HDMI. Inoltre, non c'è bisogno di acquistare il cavo, poiché verrà fornito con esso e che ci piace assai. Le dimensioni di proiezione possono variare da 30 a 300 pollici per condividere la visualizzazione con gli amici. La correzione trapezoidale è integrata fino a 45 gradi, così come la possibilità di connettersi a Wi-Fi e Bluetooth. Apprezziamo quindi la funzione zoom di ottima qualità, l'integrazione diretta di Netflix nel videoproiettore e l'impostazione molto semplice. L'unico inconveniente è che il treppiede fornito con esso non è di ottima qualità e non è quindi molto stabile. TensWall X1. Andiamo di fascia alta e di qualità. Il dispositivo è dotato di 4500 lumen e consente di ottenere immagini molto buone. Il mini videoproiettore è una vera e propria apparecchiatura portatile e autonoma grazie ad una buona batteria che permette di ottenere diverse ore di autonomia. La connettività è impeccabile. Assolutamente tutto è leggibile sul TensWall. Il dispositivo utilizza la tecnologia DLP, una lampada con una durata di 80.000 ore e un correttore trapezoidale. Compatibile con il Wi-Fi, il TensWall ha anche un touchscreen abbastanza ampio. Apprezziamo quindi l'ottima qualità audio e video, ma ci dispiace che il sistema 3D non sia compatibile con tutti i dispositivi. Inoltre, gli occhiali 3D non sono forniti. Peccato. Artly Mana. Arriviamo con una bella piccola attrezzatura. Con una luminosità di 50 ANSI lumen raggiungiamo i 480 pixel. Anche in questo caso la tecnologia DCL è presente e il numero di connessioni appariamente sufficiente. Apprezziamo che l'Artly sia compatibile con tutti gli smartphone ma anche con AirPlay e Miracast, offrendo sempre più possibilità. Lo schermo può variare dai 20 ai 120 pollici, un po' più piccolo del suo concorrente Joyesis, ma comunque una qualità dell'immagine eccellente. Vantaggio o svantaggio a seconda delle preferenze individuali, la fotocamera ha una lunghezza focale ridotta e quindi richiede una distanza compresa tra 0,5 e 3 metri. L'Artly è anche autonomo ed è dotato di una batteria che consente una tenuta di oltre 3 ore. Ipercompatto, il mini videoproiettore occupa poco spazio nelle valigie e viene fornito con un treppiede di buona qualità e una cover protettiva per evitare urti. Per quanto riguarda le connessioni, rimane sufficiente la connessione Wi-Fi. Ci rammarichiamo solo che il telecomando non sia molto ergonomico e quindi è poco fluido. Vamvo. Di tutti quelli che abbiamo visto finora, il Vamvo è il mini proiettore con più design. I contorni arrotondati e i colori tenui gli conferiscono un carattere innegabile. Con una luminosità di 4000 lumen, manteniamo una qualità dell'immagine ragionevole.
Il Vanvo non ha una semplice lampadina, ma un LED che migliora notevolmente la luminosità del dispositivo. La connessione è completa con le sue uscite HDMI, USB audio e persino AV e consente di connettersi a smartphone, console e computer senza alcun problema. Lo schermo può andare da 44 a 200 pollici su una distanza da 1,5 a 4 metri. Apprezziamo la silenziosità, la notevole reattività, oltre che il corretto contrasto. Ci dispiace che non sia incluso lo zoom e una leggera sfocatura dei lati. Jimmy Mogo. Eccoci di nuovo di fronte ad un marchio dal nome un po' burlesco. Ma non fermarti qui perché questo prodotto è al di sopra delle aspettative. Sotto forma di altoparlante portatile, questo mini videoproiettore ha un design originale e compatto. La sua luminosità raggiunge i 210 ansi lumen e consente la visualizzazione di notte e di giorno, o quasi. A differenza del resto dei proiettori, lo Jimmy Mogo utilizza il sistema operativo Android 9.0 e soprattutto è dotato di una messa a fuoco automatica istantanea a quasi 10.000 punti, fornendo una qualità d'immagine extra. È anche l'unico prodotto della nostra lista che ti permette di guardare un film direttamente sul soffitto senza troppe distorsioni e per questo ci piace. Guarda i film a letto senza muoverti. Dal lato delle connessioni, non siamo neppure delusi visto che è possibile utilizzarlo con laptop, smartphone o chiavetta USB. È facile da usare. Notiamo anche lo sforzo del marchio di utilizzare materiali di buona qualità per evitare che si danneggi troppo. Se ricapitoliamo, quindi, ci piace la qualità dell'immagine, la riproduzione del suono e l'attrezzatura silenziosa. Piccolo punto a sfavore, tuttavia, Netflix non funzionerà dallo store. Sarà quindi un po' difficile da avviare. Artly. Finiamo con stile. Circa le dimensioni di un telecomando, questo dispositivo pesa solo 250 grammi. Tuttavia, non aspettarti nulla di straordinario dal lato dell'immagine. La larghezza dello schermo non supera i 60 pollici e 320 pixel. Alimentato da batteria esterna, è dotato anche di un telecomando piccolo, ben fatto ed ergonomico. Tuttavia, è compatibile con tutti gli smartphone e i computer. Le connessioni si trovano su una piccola scatola e ti consentono addirittura di inserire una micro SD. Apprezziamo il suo aspetto minimal e il telecomando ben congegnato. Ci dispiace solo che possa essere utilizzato completamente in nero, il che è comprensibile tuttavia, poiché lo schermo da 60 pollici è debole, non so quanto sia buono. E infine, i sottotitoli scompaiono una volta superati il metro e mezzo. Ecco amici, per oggi è veramente tutto. Spero che questo video ti sia piaciuto e se così dovesse essere, non esitare a mettere un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella. Qual è il videoproiettore che ti è piaciuto di più? Fammelo sapere come al solito nei commenti. Alla prossima, Atec!